anche quest'anno siamo arrivati a 21esima sagra del Loco Arrosto. Siamo partiti, per la verità, in maniera un po' incerta, perché la stanchezza cominciava a farsi sentire, però poi siamo stati spronati da una serie di situazioni e siamo ripartiti. Quindi abbiamo raccolto lo stesso tante amicizie, giusto, il programma è stato sempre pieno, diciamo, dalla mattina sempre con la musica, poi pranzo con Loco Arrosto, con tutti i prodotti che noi abbiamo, gnocchi con la papera, tagliatelle sempre con la papera, poi la polenta, quest'anno abbiamo fatto parecchi primi, insomma, con l'oca e con la papera, e poi anche agnello, diciamo, il Loco Arrosto principalmente col pollo, che sono prodotti nella nostra azienda. E quindi ho visto che, nonostante che la pubblicità, diciamo, sia stata inferiore, però ha richiamato lo stesso tanta gente, gente addirittura che proprio dagli inizi degli anni ci ha cercato, ci chiamava, fate ancora questa festa, insomma, sembra proprio che non dobbiamo smetterla. Ecco, questo mi sento di dirlo proprio col cuore, e ringrazio tutta la gente che ci sostiene da anni, diciamo. E tra cui poi anche il pomeriggio, a parte la musica che ci ha sempre accompagnato, e anche la gara del dolce, che è una nostra prerogativa che abbiamo sempre fatto, e in cambio diamo appunto delle oche ai primi premi, e questo, visto che è una cosa molto gradita. E poi la sera abbiamo avuto Vincenzo Macchiati, che è stata una scoperta, non lo conoscevamo. È il primo anno che viene, però si è dimostrato molto bravo e molto vicino alla nostra realtà. Quindi anche quest'anno si è conclusa bene, sempre con la vicinanza delle persone che si sono ritrovate, che hanno apprezzato il nostro ragù, i nostri piatti, e la presenza che non manca mai del grande colonnello di Rai 1, il nostro meteo che ci affianca da anni e anni e anni. E veramente è per noi è un onore grandissimo averlo con noi, e ci sostiene, via. Grazie colonnello. Ma niente, grazie a te, ti stavo sentendo, hai fatto veramente un bel discorso, brava Maria. A Maria. Ma che discorso? Maria, fa caldo. Fa caldo qua, fa caldo pure qua, nelle Marche, questa è stata una bellissima campagna, adesso il sole è tramontato e si sta bene. Oggi è una grande giornata, io sono qui per festeggiare il compleanno di Mariella, non diciamo quanti ce n'ha 37. Sì. 37. Qualcosa del genere, un 7 c'entra comunque, in ogni modo. Noi siamo tanti amici con Mariella, col marito, con i figli, a noi gli vogliamo tanto bene. Ci siamo conosciuti a Cascia da Santa Rita e da allora continuiamo ancora a vederci. È un piacere per noi stare qua in mezzo a questa terra, in mezzo a questa campagna stupenda, e siamo contenti. Sono qui con mia moglie e gli auguriamo tutto il bene. Questa sera è una serata importante per Mariella, compie gli anni, auguri Mariella. E poi goditi quest'estate, goditi questo sole, state veramente in braccio di Dio qua, veramente è un posto magnifico, lo consiglio a tutti quanti, venite a passare una bella serata qua, accogliente. Poi che volete sapere? Previsioni, c'è il fieno, la pioggia, vogliono la pioggia, niente, la pioggia non verso la fine del mese. Aspetta, aspetta.